È stato importantissimo la chiamata immediata della vittima, che ha chiamato nel momento in cui era stato, diciamo, lasciato dal soggetto che lo placcava, che lo teneva fermo. Ha avuto la prontezza di chiamarci e questo sicuramente ci ha aiutato, visto che comunque le volanti erano già fuori per lo svolgere l'ordinario servizio. Tutto è partito da una chiamata arrivata lunedì sera, qualche minuto prima delle 20, sulla linea d'emergenza del 113. Un uomo era stato infatti rapinato da due malviventi che poco prima gli avevano chiesto l'elemosina di fronte ad un supermercato in zona Campo di Marte ad Arezzo. Era stato avvicinato da due stranieri che gli chiedevano una moneta. Nel prendere questa moneta dalla tasca tirava fuori anche una banconota da 50 euro. Approfittando di questo, uno dei due soggetti stranieri gliela strappava immediatamente e si dava alla fuga all'interno del supermercato. La vittima cerca a questo punto di fermarlo, ma viene a sua volta fermato dall'altro soggetto che aveva concorso alla rapina, viene bloccato con violenza e quindi perde di vista il primo malfattore. Da qui la fuga dei due malviventi verso i giardinetti di Campo di Marte e la chiamata della vittima al 113. Le volanti erano già sul territorio, svolgendo quello che è l'ordinario servizio di controllo del territorio, riescono ad arrivare immediatamente sul posto e, dopo aver assunto le prime informazioni da parte della vittima, riescono a individuare uno dei due soggetti che aveva appena compiuto la rapina impropria. Il soggetto viene portato dentro, viene identificato, si tratta di un soggetto straniero, appunto, di 31 anni, di nazionalità senegalese e irregolare sul territorio nazionale. Viene dunque tratto in arresto per il reato di rapina impropria e condotto presso la casa circondariale di Arezzo. Proseguono dunque i controlli del territorio, ordinari e straordinari, delle forze dell'ordine, non senza difficoltà in questo momento di emergenza sanitaria. Gli operatori, i ragazzi, sono impegnati non soltanto sull'attività volta al contenimento dell'emergenza sanitaria, del Covid-19, ma continuano a svolgere, nonostante tutte le difficoltà del momento, in maniera egregia quello che è il loro compito istituzionale, quindi l'attività di prevenzione, di soccorso pubblico, di aiuto al cittadino. Questo ovviamente li pone di fronte a dei rischi incredibili. Sono stati operati degli arresti sia venerdì scorso che quest'ultimo di cui stiamo parlando, alla fine dei quali poi i soggetti sono risultati positivi e questo poi ha costretto gli operatori, ovviamente, nonostante abbiano usato nell'attività tutti quelli che sono le necessarie sicurezze per la loro persona, sono stati però poi messi in quarantena fiduciaria.